Ciao a tutti ragazzi, come state? Spero tutto bene, spero che abbiate passato delle belle vacanze. Come avete visto nella clip precedente, la macchina era già partita nella terza parte, ma non ve l'ho fatto vedere per un po' di suspense. Comunque ora ce l'ho qua davanti, vi voglio far vedere tutti i lavori che sono stati fatti. Abbiamo montato il paraurti, verniciato, il cofano, dei cerchi nuovi d'assetto e adesso ve la faccio vedere. I got four fingers for real. Come avete visto, abbiamo montato il paraurti davanti insieme alla griglia e il cofano, verniciati nuovi perché il paraurti è nuovo, il cofano era graffiato, la griglia anche quella era graffiata. Abbiamo messo delle gemme fumé, ma che presto cambierò perché mi fanno veramente cagare, insieme al fendinebbia che io l'ho ordinato giallo ma è arancione. Abbiamo montato dei cerchi davanti originali M3 da 7,5. Dietro sono replica M3, sono sempre da 7,5, ma ho anche gli 8,5, il problema è che ne ho solo uno, mi deve arrivare anche l'altro. Sia davanti che dietro sono stati messi dei distanziali da 2 cm che davanti terrò perché è davvero perfetta davanti, c'è anche un po' di camber, davanti è perfetta. Dietro poi quando cambierò il cerchio cambierò anche i distanziali, sicuramente metterò da 1,5. Sono state montate, adesso la macchina è sporca perché la sto usando, delle modanature M3, originali M3, insieme anche al battitacco M3. Sì, lo so, mi manca la minigonna, è orribile così, ma la sto cercando originale perché tutto quello che vedete, anche lo specchio è graffiato, però è originale M3, è elettrico ed è lo stesso identico colore della macchina, cioè Cosmo Schwarz. Sono stati fatti i vetri davanti e dietro scuri, davanti leggeri, dietro davvero neri, non si vede proprio nulla, anche dietro qua. È stato messo dei fari con la gemma bianca, fumé, mi piace di più, questo che cambierò che mi fa veramente cagare. Il diffusore M3, Luca M3, terminale che andrò a cambiare subito, immediatamente. Ho messo un differenziale autobloccante, ma non lo potrei sapere perché non mi segui su Instagram, quindi vammi a seguire che lì l'ho pubblicato. Qua sotto non si vede, però è là sotto, il terminale orribile che cambierò come ho già detto. Poi abbiamo montato anche un assetto provvisorio, è un Max Speeding Roads, non mi ricordo, un assetto veramente di merda. Dietro è bella bassa, non ci passa neanche un dito, però non tocca perché la ruota va in dentro per così, non ci passa neanche un dito. Davanti ci passa un dito a malapena. Adesso voglio far vedere accesa. Cambierò sicuramente il volante perché questo è su originale, sembra quello della nave, talmente grosso. Qua potete già vedere uno spoiler, pomello 6 marce, cruscotto, c'è il sole, adesso cruscotto originale M3 della mia vecchia macchina da corsa. Adesso giriamo, apriamo il cofano che voglio farvi vedere dentro. Ho messo pure la banda parasole nero opaca così non mi vede nessuno in faccia, gli sbirri muti. Eccolo qua, ho messo dei tubi in silicone, radiatore nuovo, vedete l'assetto qua col camber. La macchina è perfetta, consuma un sacco, ma è perfetta, perfetta, perfetta. Anche qua, guardate che sfiga, fari nuovi in autostrada, pam, un sasso me l'ha spaccato, porca troia. Infatti adesso c'ho lo scotch per non fargli entrare l'acqua, guarda tutti i vetri, spero di trovarne uno il prima possibile. Voglio farvi vedere anche dietro, tutti che è completa di sedile, tutto. Le catene, se mi fermo non si sa mai. La cosa bella dietro, estintore, stracciatti vari, ruota di scorta, originale M3. Tutto.
perfetto. Profumino del mio amico moldavo che mi ha regalato. Adesivo Repubblica di San Marino, così non mi fermo. Adesivo lombardo che sempre regalato dal mio amico. E niente. Presto, comunque, restate collegati perché presto ci saranno nuovi aggiornamenti, perché non è finita così. Dovrò fare il terminale, mettere un bel assetto, perché questo va bene, cioè va bene per ora, ma non mi piace. Mettere le minigonne, mettere i sedili M3, una bella aspirazione, una bella mappa. Cioè, ce ne sono di cose da fare, però la macchina è finita, tra virgolette. La uso tutti i giorni, ci esco la sera, infatti ho quasi finito le gomme già, porca troia. È scalderata, si consuma solo da un lato. L'Adriano mi ammazza. E niente, c'ho il sole in faccia. Che dire, state collegati. Seguitemi su Instagram, che pubblico sempre un sacco di storie con questa macchina qua, che sono sempre in giro. E niente, grazie per la visione. Ciao, un bacio a tutti.